Da quando sono entrato in questa casa non ho sentito che menzogne. E queste menzogne si contraddicono terribilmente. Non sono menzogne, sono vuoti bui. Da molti anni sono la prima a cercare la verità. Non capite quanto sia terribile non sapere chi si è né cosa si è fatto? E per di più vivere con l'angoscia che ciò possa accadere di nuovo. A volte ho l'impressione di non esistere realmente. Ma quando sono venuto a dirvi solamente, Elena, vi amo, perché avete rifiutato di ascoltarmi? Ma non avevo il diritto di amare, lo capite questo? Non avevo il diritto di amare né di essere amata. E adesso? Adesso vengo all'amore, caro. E sto male. L'amore fa male, forse. Sì, l'amore fa male. Come un grande avvoltoio plana sopra di noi. Si immobilizza e ci minaccia. Ma la minaccia può essere anche promessa di gioia. Sei bella, Elena. Così bella che guardarti è una sofferenza. Ieri dicevate che era una gioia. È una gioia e una sofferenza.